Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna tutta bella intabarrata. Qui non hanno ancora acceso il riscaldamento. Da oggi 15 si può accendere, ma nel nostro condominio, ma credo anche in molti altri, niente, va bene, risparmiamo. Allora, che cosa ho comprato con gli sconti di Amazon tra l'8 e il 9 di ottobre. Vi dico tutta la verità. Allora, ho preso tutte cose, ci sono un paio di cosine, forse un po' frivolotte, ma per il resto sono tutte cose utili e dopo questo video non avrò più segreti per voi e tra poco capirete. Allora, che cosa ho preso? Prima di tutto ho preso, non ne abbiamo mai parlato, ma ho preso degli integratori che io uso. Ok, naturalmente prescritte dal medico, bibibi boh, non prendete mai integratori a testa vostra. Ogni tanto poi gli integratori, sempre chiedendo al vostro medico, alla vostra medica, dovete... consigliano, diciamo, di cambiarli, ok? Perché può darsi che dopo molto tempo perdano un po' di efficacia. Allora io naturalmente, se avete questo tipo di problematiche, se non le avete, sono soldi buttati, anche perché costano parecchio. Magari su Amazon un po' meno, si può trovare qualche sito, qualche cosa, insomma, in farmacia a prezzo pieno, insomma, sono piuttosto costosi. Vero è che dentro ci sono di solito 30 bustine, 60 compresse, sono in dosaggi, anche perché per funzionare l'integratore va preso per periodi lunghi, ma comunque sentire sempre il medico. Allora, per le vie urinarie, se avete problemi di cistite, io all'epoca, tanti anni fa, soffrivo di cistiti ricorrenti, ho fatto diverse cure, non servivano un accidente di niente, quando invece un medico, ding, mi disse, facciamo così. Basta antibiotici, ma scusate, qualcuno aveva lucio aveva lasciato acceso la pompa di calore per far asciugare i panni. E vabbè, dopo gliela accendo. L'ho spenta. Un po'. Sì, si sta spegnendo. Allora, se avete, io ora ho trovato questo medico che mi ha detto: fa una bella roba. Basta antibiotico, basta tutto. Ai primi sintomi che tu hai, ti prendi un integratore anche in dose, cioè come dire, magari faccio per dire, per fare prevenzione sono 10 giorni al mese, una bustina al giorno. Quando invece senti i primi sintomi, ne puoi prendere due bustine, addirittura anche tre. Però dipende dall'integratore e sentite sempre il medico. L'ho detto che dovete sentire il medico. E in effetti devo dire la cosa ha funzionato molto bene. Poi gli può sempre capitare una cistite, però la cistite, sapete tutti cos'è, no? È un'infiammazione delle vie urinarie che va comunque curata perché non è di poco conto. Allora, Cistiflora Plus, integratore alimentare a base di mirtillo rosso, di mannosio, semi di pompelmo e fermenti lattici per il benessere delle vie urinarie. Sono 30 bustine, gusto arancia. Sono bustine, insomma, non hanno un brutto sapore perché il mirtillo rosso americano, se lo mangiate così puro, insomma. Io poi bevo anche al mattino 2 dita di succo non da concentrato, ma proprio dal frutto, lo compro già fatto, è filtrato, è purissimo, non dà residui, ce ne sono tantissimi in commercio, e consigliano però di allungarlo sempre con un'abbondante dose d'acqua fresca perché il sapore non è dei migliori. Questo qui è uno, ma ce ne sono 10.000, eh? Questo è Cistiflor Plus. Mirtillo rosso di mannosio di Ago Cap Pharma and Beauty. Ce ne sono tanti, sono tanto, sono tutti cari. E c'erano un po' di sconto, li ho presi. Poi per
la vista, questo me l'ha dato l'oculista, anche se serve anche per la funzione cardiaca e per la funzione cerebrale, sono i famosissimi omega 3. Io però uso quelli vegani. Allora, questi sono gli omega 3, è olio algale con DHA ed EPA, che sono insomma dei principi attivi, e ecco, praticamente dice non contiene pesce e servono appunto per sostenere la vista, il cuore e il brain, the brain, il vostro cervellino. Naturalmente non è che vi garantisce, non vi garantisce niente, però e quindi 100% olio di origine algale, perché ce ne sono sostanzialmente di omega 3, due tipi, c'è quello tratto dal pesce, dai pesci, un po' tipo, come si chiamava, quello che davano una volta ai bambini, ma parlo dell'epoca della mia mamma o della mia nonna, che era l'olio di fegato di merluzzo, ma insomma un po' su quel principio lì, quello però era forse più un ricostituente, non lo so. C'è un fatto, l'omega 3 tratto dal pesce è molto indigesto, cioè va su e giù. Io uso quello vegano che è tratto invece da alghe marine, digeribilissimo. Questo qui è in opercoli, ovvero capsule molli, sono quelle che si vede un po' il contenuto, c'è cioè questo liquidino. E niente, questo ne contiene tante, 60 veggie gels, sono perle vegane. Io ne ho preso due confezioni perché il prezzo era molto interessante, tanto lo devo prendere per un lungo periodo, cioè ad libitum, poi mi diranno quando smetterlo. Quindi questi come così. Poi ho preso per la salute delle unghie il tea tree oil, ma questo è proprio quello specifico per le unghie del dottor Organic. Perché? Anche questo è un prodotto vegano. Perché il tea tree oil, c'è anche quello, io ce l'ho in casa, era ancora di mia figlia, ed è per le infiammazioni delle vie, delle prime vie aeree, no? Ha un odore il tea tree oil, madonna, che sembra petrolio, non so, un odore terrificante. Non so se questo è altrettanto puzzolente, questo è quello specifico per le unghie, perché finora ho usato quello che avevo in casa, però chi me l'ha consigliato mi ha detto guarda che ti conviene usare quello specifico per le unghie, che è più specifico, non so, è uguale, no? Cos'è? Ah, c'è sul pennellino, giusto. Già, non l'ho ancora aperto, ma già si sente. Comunque, scatola enorme per un rubin, vabbè, insomma, poi prima o poi impareremo a risparmiare la carta. Comunque, questo sono 10 millilitri, penso che vada bene. Per le unghie, perché forse ve l'ho detto, non ho funghi né niente, però praticamente ho un'alluce che ha subito un trauma ancora il mese di aprile, primavera scorsa, e si è annerito per un pezzo e poi è andato avanti questo nero che non andava via, ma sono andata anche dal medico recentemente, si sta schiarendo e lei mi ha detto deve avere molta pazienza, come vede sta crescendo l'unghia nuova, però vedrà che verso Natale si risolverà. Comunque, facendo io il pedicure cosmetico da un estetista, me le cura bene, me le pulisce in profondità, però devo metterci un po' di questo per impedire la formazione di funghi, perché quando l'unghia è traumatizzata spesso si solleva, tu non ti accorgi neanche, magari un millimetro dalla pelle, dal dito che sta sotto l'unghia, e si possono infilare magari funghi, anche se uno è pulito, si lava le calze, lava tutto, però io lavo anche persino le scarpe, comunque. Va bene, questo per il settore vegan. Poi ho preso invece guardate che ho preso pochissime cose. Lo so che tanta gente ci compra cose tecnologiche, compro quattro scemenze, perché se non ho bisogno, non ho bisogno.
E ho preso, questa ve la ricordate, l'acqua profumata di Elizabeth Arden, ve la ricordate? Quanti anni è che esiste quest'acqua profumata? Green Tea Scent Spray, è un'acqua profumata in vaporizzatore, 100 ml, costa piuttosto poco, di qui è verde, di qui è bianco, di qui è verde, di qui è bianco. La tengo sigillata perché adesso ho in uso diversi altri profumi. Questa secondo me è un po' più estiva, primaverile, quindi la tengo sigillata, la metterò via nell'armadietto delle scorte e se mi verrà voglia in primavera, boh, oppure se ho delle occasioni o delle cose, o un'amica che magari viene in mente che le piace il profumo, per esempio ho un'amica che a me viene in mente perché le piace tantissimo il tè verde, anche il profumo del tè verde. Questa è molto buona, molto fresca, erbacea, è un'acqua profumata storica che esiste, probabilmente l'hanno anche un po' modificata negli anni, comunque è ottima. Poi, appunto all'inizio vi dicevo che dopo questo video non avrò più segreti per voi, ho preso anche della biancheria intima. So che molti non vogliono far vedere, eccetera. Infatti io vi mostrerò e non vi mostrerò. Ci ho preso la mia solita confezione, diciamo, è dai tempi dal 2020, ormai sono 4 anni, che periodicamente compro gli slip, quello sono, mutande, come si dicono. Le prendo su Amazon, naturalmente quando arrivano a casa gli do una bella lavata, sciacquata, che sono comodissimi. Sono queste, le faccio vedere piegate, queste che sono a vita alta, morbidissime, molto confortevoli. Non sono contenitive perché non ne ho bisogno, onestamente, non c'ho pancia, non c'ho niente. E quindi sono igienicamente perfette dopo una lavata. Comunque non avevano cattivo odore neanche quando vi arrivano a casa, sono in una bella confezione, tutto nella carta velina, eccetera, non hanno cattivo odore. A volte in questi brand dove hanno tanto stoccaggio si può formare un cattivo odore. No, e sono appunto classiche, alte, proprio le mutande della nonna, classico mutandone della nonna, non proprio come quelle di, come si chiama, il diario di Bridget Jones, non a quei livelli, però poi io di quel colorino lì carne non ho niente perché è un colore che detesto. Va bene, quindi non ho più segreti per voi, avete visto anche le mie mutande, dopodiché si scherza, non è che adesso mi bloccano il video. Poi ho preso, io stavo cercando una bella cipria fina, 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 che fosse opacizzata. Secondo me ho sbagliato. Bah. Aveva delle ottime recensioni questa qui di M. Azam Magic Finish Final Touch Setting Powder. E secondo me è gusbaià, perché? Quanto sono di grammi? 15 grammi, beh, buono, per una cipria va benissimo. Secondo me ho sbagliato perché la finished powder, secondo me, non è mattificante. Ve lo farò sapere, non riesco ad aprire. Vabbè, spacchiamo la scatolina, tanto che ce ne importa. Ecco, e tiriamo fuori la confezione che è graziosa. Non è neanche tanto, ecco, è così fine che già, vedete? Che se ne esce anche un pochino, ma è normale, è normale, anche perché non era chiusa. Ok, sì, è finissima. Magic Finish Final Touch Setting Powder, ops, scusate, riflessone di M. Azam, cioè Ancona, Sassari, Ancona, Milano. Vediamo com'è dentro, è polvere libera. Ah, oh mamma, è uscita fuori tutta. Ah no, un pochino, e c'è anche il vostro paffettino. Vabbè. Sì, è molto fine, questo sì, è finissima. Io la cercavo così, molto molto fine. La metteremo alla prova e vedremo. Che succede? Ma chi lo sa? Via. Vabbè, dopo la recupereremo. Quindi, ok, quelli lì quindi in pista, quello tutto in pista. Poi ho preso, andando avanti sulla strada del ridurre un po' i rifiuti, Makeup Remover Cloth.
Remove all makeup just with water. Sono quei paffettini con cui dovreste struccarli con la semplice acqua. Oh bella, sono sottovuoto. Allora prendiamo un paio di forbici. Sì, sono di un colore scuro per un semplice motivo. Non amo quei cosi bianchi che appena ti lavi gli occhi mi fai un paciugo. Dici cosa cambia? Niente, è solo una questione ottica. Va bene, aperto. Mettiamo via le forbici. Ecco qua, tolto il... Oh, come sono morbide! Il mio problema è che io non trovavo mai dei pannetti morbidi, ma questi mi hanno garantito, avevano anche delle recensioni eccezionali, e di poliestere ovviamente, si può lavare anche con acqua calda, senza candeggiare, con la centrifuga leggera, e non si stirano, si possono anche attaccare qui a un cosino, e sono di una morbidezza incredibile, anche il bordo, perché a me a volte, se sono piccolini, hanno il bordo un po' rigido, mi sfregano sugli occhi, ho degli occhi delicatissimi. E ce ne sono dentro 2, 3, 4, quanto sono? 5. Questi anche con l'acqua, con l'acqua tiepida vi dovrebbe dar via il trucco. Cartoncino, ho sbagliato a contare, 5, dovrebbe essere 10, 6, 7, 8, 9, 10, ho sbagliato a contare, 11 non è possibile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che video interessante, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non era possibile, sono 12, sono tutte della stessa grandezza, sono di una morbidezza pazzesca. Bene, questi sono... Poi mi sembra che basta, non ho preso altro, però avevo un piccolo plus che vi volevo far vedere, magari vi incuriosisce. Ah no, ecco, certo che avevo preso un'altra cosa, mi pareva. Questo ombretto Ilia, questo costicchia, però era abbastanza scontatino anche lui, però resta comunque caro. È un brand che vendono anche da Sephora. Io cercavo il color Dove, Colomba, che è molto chiaro, non già avevano, e avevano questo qui e io l'ho preso lo stesso. Perché? Perché sono scema. Questo Dim si chiama, forse ve l'avevo già fatto vedere, è un bellissimo colore, è un malva, stupendo. Avevo finito di dire, non comprate troppi ombretti, troppi ombretti. Ecco, se lo tirate via subito va via, sennò questo si fissa e ciaone. Dicevo, non comprate troppi ombretti liquidi che inesorabilmente, o in crema, perché inesorabilmente si seccano. Io cosa faccio? Ne compro uno liquido, ma sono furba, Bene, volevo dirvi, i primi tempi, insomma, i primi tempi mica tanto, diciamo una ventina di anni fa, prima che arrivasse sul tubo Clio e ci rovinasse l'esistenza riempiendoci la casa di make-up e successivamente poi di skincare. La colpa però non posso attribuirla solo a lei, ma anche a Giulia Cova, ma anche all'Angolo di Seidori, insomma tutte queste persone che io seguo, a cui io voglio bene, che mi propongono compra questo. No, non è vero, non è che vi dico compra questo, ma magari si truccano con una cosa, io resto incantata e la compro. Ma c'è stato un tempo, fino al 2005-2006, che tutto il mio trucco, signori e signore, tutto il mio trucco stava qui dentro. Questa autentica meraviglia che io ho scrupolosamente lavato, perché ho trovato a casa di mia figlia, guardate che carina, c'ha anche il suo cosino trasparentino, è tutta trasparentina, grigiina, ed è anche molto... questa l'ho lavata e questa la rimetto in pista, perché è completamente traforata. È di plastica, quella che il riciclo non sapeva neanche cosa fosse, una bella plastica, che questa si ricicla da 3.000 anni, sta ancora qui, sarà finita la civiltà umana, ma lei, la Truss, ci sarà. Però è completamente traforata, per cui eventuali umidità o così, mi sembra una roba così.
Questo non c'entra assolutamente niente, questa è una trousse di mia figlia che lei usa e mi ha detto: mamma, già che lavi questa, mi lavi anche questa. E questo è per portare un po' di così, c'è il simbolo dell'aeroplanino. Va bene, quindi adesso sapete di me anche questo. Questa è la mia trousse dei tempi che furono. E adesso finirà qui nelle trousse dei tempi che saranno. Oh signore, quante stupidate dico. Amiche e amici, spero di avervi portato un po' di 20 minuti, un po' di distrattezza, un po' di cosa così con questa chioma nera e alla prossima. Sono troppo sciocca. Vi regalo un sorriso e alla prossima.